Prima di incontrare Fey, non potevo immaginare una vita in pace. Dopo che è morta, nei viaggi a Jotunheim, ho trovato la mia pace. Che sia duratura, è una mia responsabilità. Forse un giorno gli elfi ritroveranno la pace. La statua di un elfo chiaro nel deserto. Strano. Già. Forse è il santuario di cui ci ha parlato Bigvir a Vanheim. Kratos! Stai bene? Occhio a sinistra! Rot! Cambia frecce! Chiusa. Servono due chiavi. Cosa nascondono lì dietro? È questo il fascino di una porta chiusa. Chissà che cosa nasconde. Mostri, tesori, con la fortuna che abbiamo, un po' di entrambi. A sinistra, fratello! Yeah.
L'enorme porta di prima? Per quella servivano due chiavi. Già, vero. Allora continuiamo a cercare. Ah!
Fallo secco, dai! Bene! Un altro dono del Fimbulwinter, suppongo. La magia che ci abbandona deve pur finire da qualche parte. Hai mai scritto poesie, fratello? No. Beh, che domanda stupida. Una volta rianimasti il cadavere di un gigante per fermare una certa lotta. Puoi attivare. Freya, mi sono sempre chiesto perché Freyr era così riverito anche poco dopo il suo arrivo. Beh, per iniziare, non era la sua prima visita. Pochi lo sanno, ma Freyr fu uno dei primi a visitare il Aspetta. Regno di Alfheim. Ci sarà una volta. Alfa! Quarto! Perché sbadiglie? La forza dell'abitudine, direi, visto che non dormo più. Anche se
Non capisco come sia io quello più stanco tra noi. Ti ho visto rimanere sveglio per giorni senza che ti calassero le palpebre. Non ti riposi mai. Gli dèi non si riposano. Oh, vallo a dire a Thor. Un altro troll dormiente, un gentile dono dei nani. La seconda chiave. Poco ma sicuro. È da un po' che non apriamo una porta misteriosa. Emozionato, fratello? Ovvio! Freya, prima hai detto che Freyr fu uno dei primi a visitare Alfheim. Vuoi spiegare? Io qui non c'ero agli albori del viaggio tra i regni. Beh, per molto tempo abbiamo pensato che i giganti fossero morti nell'inondazione, finché non ne arrivò una a Vanheim. Basta. Continuiamo dopo. Arriva qualcosa e non è felice. Un drago! Yeah!
Penso proprio come te. Chi imprigiona un drago? Non so se essere più stupito o inorridito. A ogni modo, è finita.